Buongiorno e benvenuti alle pillole di Forensics Group. Oggi riprendiamo il tema della diffamazione online trattando un caso concreto. I fatti sono questi. Un tribunale ha emesso una sentenza dichiarativa di fallimento. Questa sentenza dichiarativa di fallimento è stata pubblicata in un giornale online. Questa pubblicazione ha scatenato nei confronti dell'imprenditore, che ricordiamo per legge è strano, purché non abbia posto in essere condotte a sua volta illecite o dolose per addivenire al fallimento, è strano al fallimento stesso. La pubblicazione di questa notizia ha dato nel giornale online, su Facebook, ha dato adito a numerosi commenti sia diffamatori che minacciosi nei confronti dell'imprenditore, che è stato costretto a rimanere in un luogo lontano dalla sua residenza, temendo ovviamente per la sua incolumità. La difesa dell'imprenditore è stata costretta a tutelarlo in via d'urgenza, ovvero presentando un ricorso a Cassazione 700 al tribunale, adducendo che la gogna mediatica subita dall'imprenditore, appunto, generava una lesione sia alla sua dignità personale, quindi con le condotte diffamatorie, quindi ledevano il suo buon nome, anche perché è un imprenditore di un certo livello, anche a livello internazionale, sia un pericolo alla sua incolumità fisica, ovvero le minacce erano proprio di un danno fisico. I commenti parlano di colpi di pistola. La difesa, quindi, che cosa ha fatto? Presentato questo ricorso ex articolo 700, rilevando anche delle, fra virgolette, curiosità, ovvero che alla gogna mediatica è stata posta in essere, alimentata e generata dagli stessi lavoratori che hanno introdotto il procedimento di fallimento, e sia, attenzione, dall'avvocato che li ha difesi. Il tribunale, ritenendo fondato il ricorso, ovvero ritenendo presenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, ha concesso questo articolo, ha concesso con ordinanza quanto richiesto dalla difesa, e in questa ordinanza sostanzialmente vi era l'ordine di cancellazione, riferito sia a giornale online sia a Facebook. Diciamo che sotto questo aspetto la vicenda ha avuto un esito positivo per quanto riguarda la cancellazione. Ancora ci sarà discorso risarcitorio da porre in essere, in quanto in seguito alla notifica dell'ordinanza, diciamo che i commenti sono stati cancellati. Quindi ciò che rileva è il bilanciamento che il tribunale è riuscito a porre in essere fra diritto di cronaca da un lato e interesse personale dall'altro.